Caterina, Caterina, se fosse così semplice. Ciao bellissima, come stai? Bene, ma senti, io ho comprato gli alici, pesce azzurrissimo. Bravissimo. E non le ho cotte, ma le ho messe direttamente con olio, sale, pepe. Le ho messe a tavola, tutta bella, contentona. Io, yeah, 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 mio marito. No, il pesce azzurro lo devi abbattere. Brava, l'abbiamo detto. Altrimenti non si può mangiare. Ma io ero tutta contenta. E pensavo di fatto una cosa per la famiglia, visto? Abbiamo detto diverse volte questa cosa, Caterina. Insomma, me la sono dimenticata. Non te lo sei dimenticata, è importantissimo. E io le ho mangiate un po'. Si è battuto. Perché avevo crudo. Fame, non era battuto. Che mi succede? Si spera che non succeda nulla. Bene, su questo alziamo la croce e vediamo cosa mi... No, dove andiamo innanzitutto? No? Dove andiamo? Mi sono distratta pensando al mio prossimo malessere. Dimmi. Hai detto al mare? Vediamo dove andiamo. Capo, e cosa c'è a San Vito Capo in provincia di Trapani? Bravissima, ci sono tantissime cose. Mare splendido, spiaggia splendida, guarda che c'è qua. È un piatto tipico di quel paese. Il couscous. Il couscous è una preparazione tipica di quella zona della Sicilia. Io in realtà oggi ti ho portato il piatto... diciamo principe dell'estate, che è l'insalata fredda di couscous. Buono. Noi la chiamiamo tabulè, quindi un piatto un po' diverso. Dai, facciamo questa tabulè. Sì. 350 grammi di couscous precotto, 350 grammi di acqua e una bustina di zafferano, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Esatto. Allora, facciamo un po', portiamo in bollizione l'acqua. Non abbiamo l'acqua. La couscousiera. No, la couscousiera no, perché non me ne vogliono i puristi, perché il couscous è un rito, c'è un rito veramente importante, sì, ho capito, molto bello. Ma a casa mica tutti ce l'hanno. Piatto veloce e quindi va fatto in questo modo. Tra l'altro utilizziamo un couscous che è stato già cotto per l'insalata, diciamo che va più che bene. Mettiamo a bollire l'acqua con lo zafferano e del sale. In questo modo. Andiamo a salare anche un po' il couscous. Questo è un couscous, una semola che cuoce insomma in 5 minuti, quindi molto molto veloce. Quindi scusa, acqua, zafferano e sale, sale. E un po' di pepe anche qui. Butto? E basta. No, versiamo il brodo qui dentro, ecco perché è così veloce. Così utilizziamo anche questa per dove condire tutto quanto. In questo modo. Andiamo a coprire praticamente la superficie, la andiamo di brodo bollente e andiamo a coprire la pirofila con della pellicola, in questo modo. 5 minuti è cotto. Diciamo che quello tradizionale ci vuole un'ora nella couscousiera. E lo facciamo quello riposare. Quello tradizionale però è lo stesso procedimento? Sì, questo diciamo tra 5 minuti è quello che ha cotto un'ora nella couscousiera, viene prima incocciato. Prima di comprarlo? Sì, la semola. Lo mettiamo da parte. Quindi couscous messo da parte. Adesso tra 5 minuti, esatto, tra 5 minuti lo sgraniamo e andiamo ad aggiungere tutto il condimento che tra un attimo realizziamo. Diamo gli ingredienti per andare avanti, quindi abbiamo bisogno per condire questo couscous di fagiolini lessi, una zucchina, una melanzana viola, dei pomodori tondi, delle carote, un ciuffo di menta fresca e poi tu suggerisci 3 cucchiai di succo di zenzero, 3 cucchiai di succo di limone, 3 cucchiai di mandorle tostate e tritate, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta. Esatto, praticamente in questa insalata fredda di couscous è ricca di verdure, quindi le verdure ce ne sono tante e sono sia cotte che crude. Cosa andiamo a fare? Andiamo a scottare le zucchine e le melanzane che ho tagliato in precedenza, le andiamo a spaventare, quindi andiamo a mettere in padella in questo modo. Senti che bel suono, 1 e 2. Proprio una scottata velocissima. Invece i fagiolini... E sono qua che sono stati lessati e tagliati piccoli. E andiamo a mettere la ciotola. Fagiolini, estate. E ce l'abbiamo. Carote crude. E ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo. Concassè di pomodoro. Oh, spiegami un po'. Spiegami un po' cosa abbiamo fatto, che qua c'è la differenza tra il couscous che facciamo a casa e il couscous di Potenzano. Fin qua diciamo che un po' tutti ci arriviamo. Verdura lesse, verdure crude. Non è che arrivata la Sicilia per noi lasciando 2 bambini a casa. A proposito, come vanno le creature? Crescono in bellezza. Dove le portiamo quest'estate? Da qualche parte. A Mondello. Le devo portare per forza. A Mondello? Anche, soprattutto. Puoi muoverti un po' con la macchina, però, quando è un po' più giù, Agrigento, non so. Cioè, vado a San Vito pure. Vai a San Vito lo capo. Perché invece, a proposito di mare, scusate, ma secondo un famoso sito di viaggi,
L'isola d'Elba è la meta preferita in assoluto degli italiani. Seguite, qui ci ho trascorso tutte le mie estate quando ero una ragazzina. Arriva ad Ugento in Puglia. Poi segue Rimini, a quarto posto però c'è San Vito Lo Capo. Hai visto che ce l'abbiamo, San Vito, bravo. A quarto posto, io ve lo dico però, andate in Italia. Ovunque, sì, basta che andiate in Italia, sì, bravo. Sì, esatto. Cosa abbiamo fatto? Devo assaggiare, non mi ricordo più com'è. Assaggia, dai. Quindi pomodorini, allora, li hai presi, li hai tagliati, vabbè. Un lavoro veloce, uno taglia il pomodoro a cubetto e la bruschetta. Noi li abbiamo sbollentati, tolta la buccia e passati in forno con un po' di condimento. Questo serve per eliminare l'acqua e concentrare più il gusto del pomodoro. Pomodoro tondo, pomodorini, San Marzano, utilizzate i pomodori che più vi piacciono. Come dicevo prima. Sono belli pepati, eh? Eh sì, perché il couscous. Poi considera che bisogna bilanciare con tutta la ricetta. Le verdure qui sono già state spadellate. Sì. E le andiamo a inserire nella nostra terrina assieme alle altre verdure. Che poi il couscous, cioè, non è siciliano, lo possiamo dire, è africano, però è talmente entrato ormai nelle tradizioni della Sicilia. Bravo. Che viene visto come un piatto siciliano. E tra l'altro c'è anche un festival, no, del couscous. Sì, a settembre c'è il Couscous Fest, credo che sia la terza settimana di settembre, se non sbaglio. C'è con le creature o no? Sì, perché è bellissimo. Un evento. Proprio a San Vito Lo Capo. A San Vito Lo Capo. Si svolgerà il campionato mondiale del couscous, quindi gente di tutto il mondo che prepara il couscous. Lì è chiaro che è proprio quello tradizionale, come dicevo prima, il suo rito qua. Allora, il pomodoro andiamo ad aggiungere in questo modo. Scusa, hai messo già le zucchine? Zucchine e melanzane che sono state spaventate. E poi abbiamo anche le mandorle tostate. Allora, le mandorle tostate ci stanno, sì, mi piacciono, però magari alcune persone sono allergiche. Certo, ovviamente può essere tranquillamente sostituita con tutto. Questo è bel condimento già pronto per andare a inserire, a miscelare con la nostra semola. Però attenzione, perché tu hai aggiunto un'altra cosa guardando il piatto, hai aggiunto del pesce. Esatto. Ecco perché mi sono venute in mente le alici, capito? Bravo. E quindi che pesce hai utilizzato? Lo sgombro? Lo sgombro. Che lo prepariamo immediatamente perché ha bisogno di marinare un attimo. Allora, mariniamo lo sgombro, però vi do la ricetta. 8 filetti di sgombro, 150 g di aceto di riso, 150 g di acqua e 2 foglie di alloro, 2 ciuffi di origano fresco, erbe aromatiche fresche, fettine di cetriolo, sale quanto basta, zucchero semolato quanto basta. Guarda, ho comprato lo sgombro oggi. Guarda, questa preparazione, per esempio, la potresti usare per le tue alici la prossima volta, per evitare di abbatterle. È molto molto veloce, basta mettere acqua in una casserola, sì, e aceto di riso in parti uguali. Aceto di riso, se ho l'aceto bianco. Aceto normale. Bianco, aceto di mele, ne metti un po' meno se è aceto bianco perché è molto più aggressivo. Una fogliolina d'alloro, ecco, ne mettiamo una. E poi lì metti le alici. Poi facciamo questa operazione. Immagini questo sgombro, ma potrebbero essere le tue alici. Sì. Le disponi in una pirofila, in questo modo. Le alici, essendo sottili, cucinano praticamente in fretta. Ma quando è che si vedono i risultati se hai beccato l'anisakis? L'anisakis. È un po' maledetto questo parassita. Quindi... Da quanto tempo lo scoprono? No, dai, non c'è, non ti preoccupare. Ma si mette da quanto tempo sono? 15 giorni, una settimana, non so, ma... Un mese? Dai. Vabbè, luglio vi faccio sapere. Speriamo che non ci sia, ma tu appena senti un pochettino di dolori intestinali, sì, delle fitte, allora... Vai da qualche parte, fatti controllare. Febbre, mi dicono. Ecco. Allora, se tu immagina che fossero le tue alici, eppure sono i pezzettini di sgombro in questo modo, messi in una pirofila, gli andiamo a versare questa marinata bollente sopra. Di conseguenza cosa succede? Il pesce si cucina, mettiamo del sale e dello zucchero. Sì, anche lo zucchero? Sì, un pochettino perché serve per, visto che c'è tanto aceto, in questo modo. Portiamo a ebollizione e andiamo a versare sul pesce. Cosa succede? Anche questo. Succede che arriva Margi! Amore mio, veramente sono colpito da quello che ti è successo, veramente. Tu non hai... Ancora devi essere colpito, un attimo, magari non mi è successo niente, non è che l'anisakis è ovunque. Però vedi, tu hai fatto bene anche, secondo me, in un certo senso, perché non bisogna abbattersi mai nella vita. E questo è un bel messaggio, che te non abbia abbattuto un pesce azzurro. Che cosa ha fatto questo pesce azzurro per abbattersi in questo modo? Tu sgombro, non ti abbattere, amore mio, sei forte, ce la puoi fare, sei stupendo, da pazzi, veramente. Ti amo, anche io, bello. Diciamoglielo. Quanto è bravo questo ragazzo. Fai il bravo, sgombro. È siciliano lui, vero, come me? Lo sappiamo. Amore, quando... è vero, Ramacca, scusa. Sì, così. Siamo siciliani, sei veramente bravo, sei bravissimo col coltello. Grazie. Tu col coltello sai fare la julienne?
Ci posso provare? Io con le sopracciglia so fare la Marilyn Monroe. La Marilyn Monroe? Sì, sono da pazzi, veramente. Wow. Non ti voglio interrompere troppo, veramente, no, vai. No, non ti preoccupare. Se vuoi continuare anche a fare questa... E tu sai come si chiama questo taglio? Questo? Ma non lo so, io cerco sempre di fare il ciuffo uguale, amore, perché sennò poi dicono che cambio look e non va bene per i miei followers. Va bene. Allora, Caterina, dopo un po', quindi dopo 5 minuti, andiamo a scocciare, quindi a sgranare il couscous in questo modo. Ti ha battuto il couscous, amore mio? Sì, va bene. Riprenditi, couscous, stupendo, veramente, non ti abbattere, amore mio. Adesso ti mettiamo le verdure, sarà una grande festa di colori, amore mio, da pazzi, veramente. Prendi il defibrillatore, prendi. Andiamo a mettere un goccino d'olio, in questo modo, e con le mani andiamo a sgranare il couscous, facendo questo movimento, rotatorio. Visto, lo sto rianimando. Mamma, quando sei bravo. Sai che ho avuto un fidanzato chef, solo che ci siamo lasciati perché ero ingrassato così tanto che sulle maniglie dell'amore avevano scritto uscita d'emergenza, amore mio. Addirittura? Sì, sì, ero ingrassato troppo, ho dovuto smettere, veramente. Quando sei bravo a sgranare, veramente, amore mio. Manco fossi un primo piano, venuto troppo vicino, veramente. Sei sgranatissimo, amore mio, veramente. Allora, verso tutto dentro la terrina con le verdure e l'insalata è quasi pronta. L'andiamo a profumare con menta. Menta fresca, che è la parte, diciamo, vegetale estiva, e il succo di limone e il succo di zenzero sono i due elementi acidi che ci piacciono tanto. Malgi, c'eri quando Clooney e Brad Pitt giravano a San Vito Lo Capo? Ma non mi ricordo, perché io e la Ciaccia era eravamo in tournée. Era Ocean's 12. Cosa hanno fatto, amore mio? Era Ocean's 12. Ah, quindi anche loro hanno mangiato il pesce azzurro, amore mio? Ha battuto loro. Ah, pensavo che era una malattia, amore mio. Non, hanno girato San Vito Lo Capo, sì, veramente? Hanno girato quel film, poi hanno girato anche i film di Tornatore, stanno tutti bene, sempre a San Vito Lo Capo. Hai visto? Vendo, veramente, non lo sapevo. Sì, mi è venuto a San Vito Lo Capo. Pensavo che era la Macca, io, sinceramente. No, non era la Macca, ma era San Vito Lo Capo. Bello, da pazzi, veramente. Non sono mai stato, sai, a San Vito Lo Capo. Dai, allora devi venire a San Vito Lo Capo. Tutti a settembre, dai, tutti a settembre, tutti a San Vito Lo Capo. Allora, una bella mescolata. Menta, succo di limone, succo di zenzero. Dai, assaggiamo. Che bella insalata. Assaggio? Assaggio, Cateri. Assaggiamo. Margi, tu vuoi assaggiare o no? No, amore, usalo tu, tanto c'hai già il pesce dentro, così hai fatto il couscous fatto con la ricetta completa. Com'è? Ci manca sale? No. Un po' di senza sale, è vero, un po' ce lo metterei. Ce lo mettiamo? Ma si può mettere sopra? Non ho mai capito se quando un piatto è poco no, salato perché... se puoi mettere prima di Ma lo sai perché? Perché il sale si scioglie con l'acqua, quindi tutta l'acqua contenuta nella preparazione si scioglie. Se lo lasci sopra, a meno che fai tipo la tagliatina di carne che ci metti il granello di sale su, e quindi è grossolano, è croccante, però è un sale, insomma, che è piacevole al palato, ma si scioglie. Andiamo a riempire una bella cocottina in questo modo. Andiamo a scoppolare il nuovo piatto. Lo sgombro prendo questo, che è quello che ho fatto in precedenza. Dopo quanto tempo lo possiamo già... Caterina, questo è quello che abbiamo fatto prima, tra circa 20 minuti, mezz'ora è pronto. Può essere conservato in frigorifero anche per una settimana in questa salamoia. Sì? Sì. Bravo, vai. E sopra cosa ci mettiamo? Sopra ci mettiamo del cetriolo che ho fatto, l'ho realizzato in questo modo. Molto semplice. E questo è un buonissimo piatto anche per stasera, che c'è la prima partita dei mondiali. E quindi sì, tu fai il couscous e i tuoi ospiti, guardando poi è conviviale l'Italia, il couscous. Lì le mangi, cosa? E beh, conviviale, metto un bel piatto a centro tavola e quindi... Sì, peccato non c'è l'Italia da guardare, ma c'è... Vabbè, c'è... Ma c'è Russia? Russia, che bella. Arabia. Saudite. Ci sono anche ricchi e poveri che suonano nell'intervallo, amore mio. Sicuro, se c'è la Russia ci sono i ricchi e poveri. Pubblicità, grazie Potenziano. Grazie a tutti, buona estate. Buona estate, buona estate a te, un bacio voi. Grazie, grazie, grazie ciao, a tutti. Ciao Fabio, un bacio ai tuoi bambini. Grazie pubblicità, mille. A dopo.